Dottoressa, io lo so che lei non mi crede e pensa che io abbia delle allucinazioni. Ma mi deve credere, io sono morta. Osservi le mie mani e il mio volto come sono pallidi. Quello che ora le sta parlando è il mio cadavere che tra breve diventerà putrefatto. Io finsi di credere a questo delirio della mia paziente e le chiesi: ma mi dica come è avvenuto il decesso? E la mia paziente, in preda a una grave allucinazione, iniziò a narrare. Disse: 3 giorni fa era sera e stavo osservando il ritratto di mia sorella. Mi accorsi che sulla cornice erano comparsi degli scheletri e sulle labbra della fotografia c'era un ghigno strano. Spinta dalla curiosità e dalla paura, ho preso in mano un'altra piccola immagine. Era l'immagine della Monna Lisa di Leonardo. Anche la cornice, che era sempre stata d'argento, mi apparve invece nera. Un po' impaurita, ho preso in mano la foto del mio matrimonio. In essa ero ritratta con l'abito da sposa. Ma anche qui una cornice piena di neri scheletri circondava l'immagine. Ed ecco, ad un tratto ho visto la tenda della mia porta trasformarsi. Mi sono accorta che era macchiata di sangue. E su di essa leggevo: No one lives. Ed ecco, sulla tenda mi è apparso uno scheletro. I suoi grandi denti erano come digrignati. Ed ecco, il volto dello scheletro si è illuminato. Io ho visto i suoi occhi farsi rossi, terribilmente rossi. Essi emanavano come dei raggi che arrivavano al mio volto. Ed ecco, mentre la tenda magicamente si apriva e si chiudeva, lo scheletro mi ha parlato. Mi ha detto: sono la morte e vengo a prenderti. Non potrai sottrarti a me. Ed ecco, io ho visto la luce rossa farsi intensissima. Lo scheletro pareva uscire dalla tenda e venire verso la mia direzione. E gridava: vieni, vieni nel mio abbraccio. È da tanto che ti aspetto, vieni, corri verso di me. Dottoressa, lei non mi crede, ma io non ho potuto resistere e ho iniziato a correre. Ed ho abbracciato lo scheletro che mi ha detto: accendimi un cero. Allora io mi sono sottratta all'abbraccio e ho trovato tra le mie mani una candela, l'ho accesa. Sotto di essa sono comparsi 2 teschi che hanno sghignazzato e mi hanno detto: ora sei in nostro potere. Sei stata trasportata nel regno degli inferi. E presto non apparterrai più ai vivi. Ed ecco, davanti alla tenda insanguinata ho visto un'altra immagine.
Era uno scheletro basso e tozzo, con la pancia grande. Mi ha detto: la morte ha bussato alla tua porta e io vengo da te e dai tuoi cari. Ha aggiunto: tu vuoi molto bene a tua sorella Carla, vero? Io ho annuito tremando. Lo scheletro mi ha detto: ora io andrò da lei, da tua sorella. Guarda, guarda la sua foto. Ed ecco, io stavo per prendere in mano l'immagine in cornice, ma essa mi è apparsa sopra la tenda insanguinata. E mi è apparsa con la faccia orribile di un morto dai denti digrignati e dagli occhi allucinati. Io ho urlato, la fotografia è scomparsa e al suo posto ho visto un teschio. Mi ha detto: sono sempre la morte ed ora colpirò una seconda volta. Io fissavo il cranio da cui emanava una strana luce. Una luce che pian piano cambiava colore. Dapprima era bianca abbagliante, poi divenne blu e io udii il cranio parlare. Mi disse: ti piace il ritratto di Monna Lisa? Guarda ora come io lo riduco. Ed ecco, io vidi pendere dalla tenda il dipinto di Leonardo. Ma la Monna Lisa aveva un teschio al posto del volto. Io lo fissavo ed esso mi disse: guarda come la bellezza svanisce. Guarda come la vita si trasforma in morte. Gettai un secondo urlo ed ecco un altro teschio apparirmi davanti alla tenda insanguinata. Mi disse: sono la morte e tu mi hai acceso una candela. Sono la morte che prima ha preso tua sorella. Poi ha colpito la bellezza artistica nell'opera di Leonardo. E ora, proseguì il teschio, arriverò da te. Io tremavo mentre vedevo una strana luce uscire dal teschio. Esso mi disse: guarda l'immagine che ti ritrae sposa, pende dalla tenda. Ed ecco, io vidi, sì, vidi la fotografia che mi ritraeva in abito nuziale. Ma il mio volto era quello di un teschio. Le ossa fredde stavano sotto il velo. Questa mia foto terribilmente ridotta mi parlò e mi disse: specchiati in me, tu ora sei morta. Ecco, dottoressa, in quell'istante mi è apparsa la mia tomba. Ho visto la lapide sulla quale era scritto RIP riposa. Tutte le sere mi sdraio sotto questa lapide poiché io sono morta. Vede, dottoressa, le mie carni si stanno putrefacendo giorno dopo giorno. La notte sto sdraiata sotto questa lapide i cui occhi si illuminano. E il teschio a cui essi appartengono mi dice: sei morta, sei morta. Ha capito, dottoressa, non sto delirando, sono morta veramente.
Io, dottoressa Roberta De Margi, guardai la mia paziente che era in stato di grave allucinazione. Le dissi: «Ma lei sta parlando, io la posso toccare, si renda conto che è viva e sta delirando». La mia paziente additò la porta e mi disse: «Ma dottoressa, non vede? Guardi, mia figlia Cristina. Ha un volto triste e sta portando dei fiori, li sta portando a me che sono morta. Guardi, dottoressa, come Cristina avanza mesta nella mia direzione». Ed ecco, sentii la mia paziente urlare: «Figlia, ti ricordi di tua madre morta? Grazie per questi fiori, grazie, figlia mia». E qui la mia paziente proruppe in un pianto. Poi aggiunse: «Dottoressa, senta, senta la voce di mia figlia. Essa sussurra: "Mamma, mamma". E io, che sono sua madre, la saluto dal mondo dei morti. Guardi, dottoressa, lei la vede, vero, mia figlia, con il mazzo di fiori? Io osservai la mia paziente sulla sua sedia e tacqui. Ed ecco, essa si alzò e si diresse verso la porta. E lì abbracciò l'aria e gridò: «Figlia, sono morta!» E ripeté di nuovo: «Sono morta!» Poi uscì.